Uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno dell'obesità è che in Europa noi abbiamo una media di obesità degli adulti che è in qualche modo paragonabile, mentre abbiamo purtroppo un tristissimo primato che è quello dell'obesità infantile. Abbiamo l'obesità infantile più diffusa rispetto a tutti gli altri paesi europei. Noi abbiamo circa il 36% dei nostri bambini che sono o sovrappeso o obesi, in particolare 24% sono sovrappeso e il 12% sono già nettamente obesi all'età di 6-8 anni. Questo preoccupa molto perché noi sappiamo dalle statistiche che un bambino obeso ha fino a 80 probabilità su 100 di rimanere obeso da adulto. Non solo, ma la gravità delle malattie associate all'obesità è ovviamente molto maggiore in chi diventa obeso da giovane. Se uno diventa obeso a 70 anni, l'accorciamento delle aspettative di vita è modesto, ma se uno diventa obeso da bambino e resta obeso per tutta la vita, difficilmente arriva ai 70 anni, ai 65 anni, perché arrivano queste patologie come infarto del miocardio, ictus, tumori, eccetera, che ne stroncano ovviamente la vita, senza parlare della qualità di vita, perché spesso, spessissimo, questi bambini che sono obesi poi già in età adolescenziale, a 14, 15, 16 anni, sviluppano il diabete di tipo 2. Quindi dobbiamo prendere molto seriamente questo aspetto. E questo aspetto è un aspetto che in qualche modo è legato anche alla cultura delle famiglie e della popolazione. Tanto è vero che degli studi precisi ci hanno dimostrato che questa obesità infantile è molto più diffusa nelle popolazioni del sud e comunque è molto più diffusa in coloro che hanno una scolarità inferiore. Già nelle famiglie dove il padre o la madre, un genitore è laureato, è sicuramente inferiore la prevalenza di obesità rispetto a quelli che non hanno nessun titolo. Quindi questo ci dice anche che il problema dell'obesità infantile è legato all'educazione che noi diamo ai nostri bambini. Se noi insegniamo ai nostri bambini a mangiare correttamente, questi mangeranno correttamente per tutta la vita. Se noi oggi facciamo quello che fanno la maggior parte delle mamme, che seguono tutti i capricci del bambino e appena dice questo non mi piace, glielo levano dal piatto e gli danno solo le cose che gli piacciono, cioè le patatine fritte e gli hamburger, il bambino sicuramente diventerà obeso. Quindi noi dobbiamo pensare all'obesità come un problema che si può prevenire invece che curarlo. E la prevenzione si fa in età infantile, a cominciare addirittura dall'asilo infantile. Dobbiamo insegnare ai nostri figli a mangiare in maniera corretta, ma questo presuppone che anche le mamme e i genitori sappiano come si fa a mangiare correttamente.